Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Mark Kalinowski, uno dei principali analisti del consumo di cibo, ha analizzato per Nomura il calo dei consumi che ha colpito una delle icone in assoluto del cibo a stelle strisce, ovvero gli hamburger. Agli americani infatti non piacciono più come prima. Il motivo? Principalmente il mutamento delle abitudini dei consumatori. Pensi che in America i vegetariani sono quasi 8 milioni. Cosa ne pensa di questo cambiamento delle abitudini alimentari degli americani? Questa crisi della carne a favore di verdure e cibi più salutari la vede di buon occhio oppure pensa che si sta esagerando? Ma sì, c'è sempre un che di moda, no? Legato ai vegetariani, sui vegani. Penso che un uso smodato di carne non sia una buona cosa. Non sono medico, però me personalmente non mi fa sangue. Quella poca carne che mangio è sempre carne bianca, ma per scelta, raramente diciamo mi trovo a consumare o ad acquistare carne rossa, per cui diciamo che sotto un certo punto di vista per me è una buona cosa, un cambiamento alimentare sempre. No, hanno scoperto che quella lì non è carne, è tutto, c'è un po' di tutto lì dentro, poi non si sa cosa c'è. Ma poi 8 milioni, sono 260 milioni gli abitanti degli Stati Uniti. 8 milioni cosa sono? Vegetariani. Sono ancora una minoranza, dice lei. Non lo so, ma diciamo che non sono moltissimi. Ma poi avranno scoperto che negli hamburger, appunto, ripeto quello che ho appena detto, la carne, se fossero filetti triturati, d'accordo, lo mangerei anch'io spesso, però io l'hamburger quando vado, non so, quando andavo con i bambini al McDonald's, così, cercavo di farli, loro logicamente erano contrari, ma cercavo di farli mangiare gli hamburger di pesce, se era possibile, li mangiavo io. Credo che sia una necessità a questo punto, visto la conformazione fisica tendenzialmente abbondante, non solo dagli americani ma anche di noi italiani, e quindi credo che la scelta sia dovuta a questa necessità, insomma, di essere più in salute. Esatto, di essere più in salute. Lei mangia carne? Io mangio carne, non tanta, ma due o tre volte alla settimana, sì. Facendo mente locale, negli ultimi anni lei pensa di aver cambiato le sue abitudini alimentari anche grazie magari a una maggior consapevolezza di quella che è proprio il nostro nutrirci? L'ho fatto per motivi di salute, diciamo. Per motivi di salute mi sono stati limitati determinati cibi, roba grassa, fritta, piccante. E loro per la salute uno dice, signori, prima c'è la pelle, no? Si fa fatica. Perché finché sono a casa con mia moglie determinati prodotti non li acquisto, si fa fatica quando si va o al ristorante o a casa di amici, sa che magari vedi passare dei piatti di salumi, formaggi io li intendo gorgonzola, grano, formaggi magri per me non esistono. È difficile resistere in quei casi. È difficile resistere perché è chiaro che il salame, anche il medico mi ha consigliato, non è che tu devi essere un talebano nel senso, però se devo mangiarne due fette, non dico di mangiarne un intero, però non mi puoi limitare, quella volta voglio andare tranquillo, però come le dico, escuso determinati casi, sono un certosino in queste cose, per via di problemi della salute. Quando ero più giovane questi problemi non li avevo, vostra età, però diciamo che anche un uso smoderato delle cose è sempre sbagliato per mio conto, no? Come può essere, io non voglio criticare i vegetariani o i vegani perché sono scelte, però insomma si vive una volta sola. Senz'altro, ma prima si mangiava meglio, prima era più, cioè quello che sapevi quello che mangiavi, prima c'erano meno adulterazioni, prima si mangiava tutto, prima si comprava, mia nonna comprava il pollo qua in piazza e oltretutto non comprava qualsiasi pollo, andava da una signora che lei sapeva i polli buoni, che poi quella che aveva i peggiori polli erano sempre migliori dei polli di oggi. Cioè è cambiato tutto, una volta quasi tutti i polli erano allevati dandogli da mangiare bene, così erano polli che avevano una certa vita. Adesso i polli, non ha visto in televisione, abbiamo visto tutti come si allevano i polli,
cioè durano, li allevano affinché raggiungano un certo peso già dopo, non so io, 2 o 3 mesi, gli danno concimi, gli danno di tutto, poi quello che mangi non lo sai, soprattutto se vai al McDonald's e mangi un pollo del McDonald's. Anche qui a Voghera, che è un posto dove, diciamo, tra le virgolette si dovrebbe mangiare abbastanza bene, devi stare attento anche ai polli che compri, polli, la carne, anche lei è adulterata. Sì, soprattutto per motivi di salute e comunque sì, il consumo delle carni, soprattutto quelle rosse, è diminuito notevolmente proprio in virtù dei messaggi che ci vengono dagli alimentaristi. Quando va al supermercato o al negozio al dettaglio e deve acquistare cibo o comunque prodotti alimentari, quali caratteristiche tiene in considerazione prima di tutte le altre? Provenienza. La provenienza come mai? La provenienza perché sicuramente il prodotto italiano è più tutelato per quanto riguarda i certificati, per quanto riguarda i protocolli, per quanto riguarda tutto. Quindi tendenzialmente i prodotti italiani e poi se possibile anche i prodotti locali.